tanti duelli individuali che ti sei andato a prendere, tanti traversoni, ecco, era la spia che ci tenevate particolarmente. No, ti ripeto, la partita è stata preparata un po' come tutte le altre partite, però sai, quando poi i punti pesano così tanto ci metti quel qualcosa in più, che poi è quel qualcosa in più che ti fa fare il risultato, sia su un uno contro uno, sia su magari una lettura difensiva che dai per scontata e non la dai, quindi sono dettagli che poi ti portano a vincere le partite, tutto qua. Quanto vale questa vittoria o la strada verso la salvezza è ancora irta di difficoltà? Ma guarda, le altre sotto stanno vincendo tutte, quindi mancano ancora 6 partite e è ancora tutto in discussione. Abbiamo messo un bel tassello, ma ancora è tutto da giocarsi, ci mancano, ti ripeto, 6 partite importantissime. Però l'atteggiamento è quello giusto. Con questo atteggiamento possiamo salvarci, sì. Prima hai detto che vi siete parlati, ora per quello che si può dire, com'è stato il confronto, che cosa è venuto fuori? No, ma in queste situazioni cerchi un po' di capire qual è il problema, magari ti confronti, cos'è che non è andato e soprattutto la cosa più importante è ritrovare il gruppo, perché oggi si è visto, ma al di là di chi ha giocato, anche in panchina, gli atteggiamenti, anche nel riscaldamento, un compagno che ti viene a dare una mano anche se è incazzato che non sta giocando, tutte queste piccole cose poi alla fine fanno la differenza. Senti, che invece per te personalmente che emozione è stata tornare dopo poco tempo di fatto? Sì, qui a Fermo. Qua, no, emozione, la partita la sentivo, ci tenevo a far bella figura anche perché poi non mi sono lasciato male con la Fermana, però venivo da un anno e mezzo dove praticamente avevo sempre giocato in un ambiente vicino casa, dove mi sono sempre trovato bene, un grandissimo rapporto anche con tutti i miei ex compagni e quindi ci tenevo molto a fare bella figura e la sentivo particolarmente. Poi sono contento della prestazione, cioè ci tenevo a far bella figura, ecco. Ora il derby. Adesso c'è il derby, sì. E si affronta come? Lo affronteremo come abbiamo fatto oggi, con tanta voglia e senza tralasciare dettagli.